Radio Godot. Sapere quanti sono contro il nucleare, si arriverebbe a un numero che non si può contare. Dovresti comprendere anche ogni animale, ogni pianta, ogni nuvola, ogni goccia del mare. Saprebbero distinguere il bene dal male usando l'istinto e la forza vitale. La vita sul pianeta è minacciata da un progetto criminale da fermare. Voi siete proprio folli, pensate solo ai soldi, prendete i vostri accordi, ma il problema delle scorie come lo risolvi? Con i rifiuti radioattivi nel mare sepolti, tanto non si parla e non si fanno i controlli. Voi siete proprio folli, pensate solo ai soldi, Chernobyl rimane nei ricordi. Il Giappone insegna quanto questa è una follia, esistono altre fonti d'energia che non provocano morti. Buongiorno, buongiorno meravigliosi ascoltatori, benvenuti a Controcorrente, siete su Radio Godo in compagnia di Francesca Romana e di Simone. Simone, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi è mercoledì 9 marzo e sono le 10:01. Oggi ragazzi, puntatona super ricca, avremo tre ospitate telefoniche, tre dirette telefoniche, la prima con Lorenzo Andreaggi che ci parlerà degli Anunnaki, al prossimo break sarà quindi in diretta con noi. Eccoci tornati su Controcorrente, Radio Godò in compagnia di Francesca Romana e Simone. Salutiamo Daniele Miranda che si è collegato adesso e ci ascolta dal lavoro. Allora, come in un film era la canzone dei Modà, e adesso da un film a un altro abbiamo in collegamento telefonico Lorenzo Andreaggi. Lorenzo, buongiorno. Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Tu sei, buongiorno, diciamo, l'ideatore, giusto? Di questo, sì, meraviglioso film che si chiama Anunnaki. Anunnaki, perfetto. Allora, questo, insomma, noi quando abbiamo letto questo titolo di questo film che ci è venuto, che ci è apparso insomma su Facebook, già ci siamo esaltati, perché comunque noi la storia l'abbiamo seguita molto, la storia insomma quella che si racconta di questi Anunnaki, di Nibiru e di tutto quanto, e poi abbiamo insomma avuto modo di vedere il tuo film ed è veramente veramente bello, pur peccato che in Italia non si dia spazio a queste cose. Vuoi parlarci un po' del tuo film? Ascolta, il film è stata un'idea di 2-3 anni fa circa. Abbiamo riportato sullo schermo l'idea di Zaccaria Sitchin, mm-hmm, che è trasposto nel libro Il libro perduto del dio Enki, appunto. E il film che abbiamo girato io e la mia truppa è proprio quello lì, Il libro perduto del dio Enki. Racconta la storia di questi alieni abitanti del pianeta di Nibiru, sì, che ha un'orbita ellittica che si avvicina alla Terra ogni 3600 anni, e in quel periodo molto lontano arrivò sulla Terra in cerca di oro, perché la loro atmosfera era ridotta quasi al macero, certo, per usare questo termine. Vennero sulla Terra e trovarono oro, ma loro non avevano molta mano d'opera per fare questi lavori, e quindi decisero di creare l'essere umano. Come crearono l'essere umano? Facendo un'inseminazione artificiale tramite un ominide che già esisteva sul pianeta Terra a quell'epoca. Certo. Quindi già nel laboratorio, in un laboratorio scientifico chiamato, certo, Casa della Vita, loro riuscirono a creare a loro immagine e somiglianza questo essere umano, questo primo Adamo, questo mescolato, certo, con l'argilla. Dopo tantissimi esperimenti e peripezie riuscirono ad arrivare al prodotto finale. Cosa successe dopo? Successe che alieni, questi Anunnaki, che vuol dire gli dei che dal cielo scesero sulla Terra, cominciarono a mescolarsi, ad avere rapporti sessuali con gli esseri umani da loro creati. Sì. E questo è un po' tutto il racconto, certo, adesso proprio detto ai minimi termini. Sì, 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 assolutamente. Molto, quindi a voglia cercare l'anello mancante, anche gli scienziati cercano ancora l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia, a voglia. Quello sta in là. L'anello mancante tra la scimmia e l'essere umano. Certo. Potrebbe essere veramente questo, anche perché la storia, pur essendo molto
fantascientifica, forse è molto più veritiera di tante altre che si raccontano. Assolutamente, biglino docet, perché insomma adesso forse se ne può parlare di più, o se ne parla di più il tuo film, insomma ci hai detto 2-3 anni, e biglino è cosa più moderna per la grande massa, ma biglino insomma traduce la Bibbia letteralmente, senza alcuna interpretazione, in maniera asettica, e ci fa vedere alla fine quello che ci hai detto tu. Parla di questo laboratorio, di questo Eden, che era questo giardino recintato dove c'erano all'interno gli Adam, che erano il prodotto appunto di esperimenti scientifici di questi alieni, praticamente. Esatto. E l'estate francese, guarda, ti dico, una realizzazione molto faticosa, perché ricreare le ambientazioni primitive, così, della vecchia Mesopotamia non è stato semplice. Però fortunatamente abito in una regione, la Toscana, che è un po' una terra magica, perché nasconde molte scenografie inusuali per questa località. È vero. Andando a giro a cercare sette luoghi per cui girare, ho trovato veramente dei posti incredibili, a partire dal deserto di Ascona a Siena, che è uno dei due deserti che esistono in Italia. Vedi? Anche lo sapevo. Vicino Siena? Le crete senesi, sì. Poi comunque io so che il tuo film, tu insomma stai parlando di quelli che sono gli effetti speciali, no? Dice, la realizzazione di queste cose è stata un po' difficile. Io so che il tuo film ha gli americani, che sono maestri degli effetti speciali, e invece piace moltissimo. Ecco, infatti questo film non ha effetti speciali, ma non perché non ho voluto mettere effetti speciali, ma soprattutto perché il budget era ridotto, ma perché ho voluto realizzare più un film umano, fantascientifico, realizzare proprio la storia di questi esseri. Quindi quando realizzi un contenuto, un bel contenuto, gli effetti speciali sono cosa secondaria, se no siamo veramente abituati a vedere o il cinepanettone o il film super mega fantascientifico con 100.000 effetti speciali. Certo. Deve essere un po' più di mentalità aperta. Infatti anche la gente che aveva letto il libro perduto del Dio Enki si era fatta una sua immagine degli animali, dei luoghi. Quando poi uno viene a vedere il film, dice, ma io me l'avevo immaginato in un'altra maniera. Lì bisogna essere un attimino, come ho detto prima, di mentalità aperta, aperti a tutte le visioni grafiche o che ti vengono proposte in qualsiasi film. Anche perché, Lorenzo, invece non trovare un film più bello del libro. No, certo. Certo. Anche perché, Lorenzo, io mi ricordo per esempio Il paziente inglese, che il libro ha due palle pazzesche, invece il film era un po' più scorrevole, però forse è l'unico caso Il paziente inglese. E anche perché penso che quello che tu racconti non è, diciamo, importante alla fine il luogo in sé, ma quanto la storia che racconti che è importante. Perché comunque, parliamoci chiaro. Ripeto, particolarissimo. Un'altra cosa particolare di questo film è che abbiamo voluto realizzare un doppiaggio. Il film è stato interamente ridoppiato. È una cosa che intendo sottolineare, che tanta gente è rimasta un po' scioccata, dall'audio di questo film, perché le voci di tutti i personaggi sono non particolari, di più, ci siamo ispirati al caso ufologico Amicizia, delle voci di questi sì. E quindi le voci sono molto meccaniche, sono molto senza effetti speciali, sono tutte doppiate da attori che danno la propria voce differente, ma molto molto terrificante, anche particolare. Quindi la gente lì per lì, quando gli propone un qualcosa di nuovo, è sempre sull'attenti, è sempre pronta a criticare o a giustificare quello che vede. Certo. Io vorrei anche dire che il tuo film non è un film di fantascienza, no, per come la vedo io è un film storico. Sì, è un film storico. Sì, a tutti gli effetti, naturalmente la propaganda del sistema non ce lo permette, però lo prende neanche in considerazione. Insomma, c'è anche, tu hai detto Sitchin, no? Che è studioso dei Sumeri, ma anche Van Deineken ha fatto tantissimi libri sempre parlando degli Anunnaki. E la storia, insomma, loro hanno preso le loro traduzioni sono dalle tavolette sumere, hanno semplicemente preso quello che dicevano i sumeri, questa civiltà, no? Ricordiamo che i sumeri è una civiltà che è nata fatta, nel senso che non si è capito, non hanno avuto niente prima, cioè già fatti con ruota, tecnologie, insomma, conoscenze astrologiche. Ricordo che quando studiavo a scuola, all'elementare, ma anche alle medie, si passava dai sumeri agli egiziani voltando una pagina. Esatto. Sì, c'era un salto di qualità
e di civilizzazione enorme. Sì, assolutamente. E, insomma, ricordiamo, il tuo libro, il tuo film non è un film di fantascienza, esattamente come la Bibbia non è un libro religioso. Esatto. Ma anche lì siamo... no, è così. Beh, anche lì è tutto anche quello, storico. Cioè, la, come si dice? No, perché, Van Dyneken... detto, perché questa è una truffona, eh? No, Van Dyneken diceva, no, qual è il più bel libro di UFO che lei ha letto? Esatto. E lui rispondeva, la Bibbia. Esatto. Senti... molti critici hanno visto il film a Roma, l'hanno definito un film molto pasoliniano. Sì. Punti molto pasoliniani. Sì, sì. Mi piace perché io amo molto il cinema di Pasolini, certo, amo insomma. La sua arte, amo le sue tematiche, quindi sono contento insomma degli apprezzamenti che mi hanno fatto. Beh, complimenti, li complimenti. Meriti tutti, assolutamente. Anzi, guarda, ti facciamo, Lorenzo, aspetta che ci arrivo, un bel applauso. Te lo facciamo anche noi. Senti, volevo chiederti una cosa, che noi sai siamo molto appassionati di simbologia e poi qui teniamo dentro Radio Godò il venerdì una lezione contro i simboli massonici, quindi spieghiamo ai nostri ascoltatori quando vedono, che ne so, il cantante di turno fare il triangolo, coprirsi gli occhi, fare le corna, gli insegniamo, ecco, che quello è un gesto che è riferibile a una massoneria, quindi di non fidarsi tanto di chi lo fa. Nel tuo film c'è un richiamo a questi simboli che poi insomma vengono appunto dagli Anunnaki, però insomma li ritroviamo oggi ovunque. Ma non tanto, devo dire la verità, non tanto. Ci sono più, abbiamo cercato di mettere nel film delle raffigurazioni visive di quello che ci sono raffigurate nelle tavolette conservate ai musei di Baghdad certo. E in Iraq. Sì. Quindi simboli o oggetti che venivano usati durante i tagli cesari, o cose di laboratorio, abbiamo cercato di ricostruirli. Questo comunque... l'interno della ziggurat l'abbiamo interamente ricostruito. Accidenti. Dentro una cantina tutta dorata. Però questa la... tengo a dire è che tutte le musiche del film sono state realizzate dal maestro Cesare Carotenuto di Roma, compositore Rai, che ha fatto 65 tracce musicali, quindi un'intera colonna sonora inedita. Certo, certo, meraviglioso. Senti, quindi è per questo che l'oro costa così tanto, secondo te, sulla Terra? Perché è l'oro, insomma, noi sappiamo che l'oro è uno dei metalli più preziosi, ma perché lo ricercano loro? Secondo noi l'idea... cercavano loro. Certo, quindi... siamo arrivati, come dico sempre io, no? Le favole, anche porto sempre l'esempio di Biancaneve e i Sette Nani. Biancaneve e i Sette Nani, fino a pochi anni fa, dicevamo, era una favola inventata dai fratelli Grimm. Siamo arrivati da pochi anni a scoprire che Biancaneve era veramente esistita nel lontano 1500-1600, non ricordo bene la data, che era una principessa che andò a lavorare per scappare dalla propria matrigna in questa caverna dove lavoravano dei piccoli ometti, certo, nani. Ecco, quindi insomma tutte quelle che dicevano leggende, favole, si ritornano a scoprire che erano una realtà poi nel corso degli anni diffamata, celata. Assolutamente, nascosta. Anzi addirittura molti, insomma, come Alice nel Paese delle Meraviglie sono anche dei viaggi astrali, ma addirittura la Divina Commedia, ma di questo insomma ne parleremo poi. E c'è una domanda per te, Lorenzo, ci scrive Daniele Miranda, ci chiede dove può vedere il tuo film. Anch'io voglio farti questa domanda. Ascolta, il film per ora non si può vedere, su YouTube ci sono molti spezzoni del film, se uno scrive trailer, Anunnaki, Andreaggi, trova... molti spezzoni. Io ho condiviso. E il trailer. Il film è stato proiettato l'anno scorso al Teatro Verdi a Roma presso lo Spazio Interiore, un'associazione culturale, e sempre l'anno scorso alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze. Adesso il film, che è della durata di 2 ore e 20, stiamo lavorando l'edizione cinematografica di 1 ora e 20, 1 ora e 40, certo, per poi riproporla a concorsi. Perfetto, allora noi ti facciamo i nostri, come si dice? Si dice al cinema merda. Sì, si dice in teatro, ma si dice anche al cinema, perfetto. Si dice tutto quello che si vuole. Allora noi ti diciamo questo, ti facciamo i nostri in bocca al lupo e i nostri complimenti a te, a tutto il tuo staff, a tutte le persone insomma meravigliose che girano intorno a questo progetto, che noi sappiamo non essere facile, perché insomma l'Italia è un paese di grandi intelligenze ma anche di grandissime resistenze. Guarda, voglio nominare Mario Mariani, Stefania Ciaccheri e Fabio Mandosio, che sono state le menti intorno a me, che la truppe, insomma la piccola truppe, noi 4 intimi abbiamo potuto mettere in atto insieme a poi a circa 200 attori, tra attori e comparse, hanno partecipato al film. È stato veramente un bel lavoro di equipe. Che poi, Lorenzo, volevo dirti una cosa.
Mi sembra 6-8 mesi fa è uscito il film Anunnaki, quello hollywoodiano, no? Se non Sì. sbaglio. E ho visto il trailer, ma poi è stato subito censurato per qualche No, ma motivo. ascolta, io ti dico quello che penso. Questo film di John Grisham, non so Sì, come si sì, dice, sì. penso che sia stata una di tante bufale che girano sul web, Ah, perché il ok. trailer che è uscito è un ammasso di altre immagini di altri film. Se uno non li conosce, forse non li nota, ma sono tanti spezzoni di altri film di fantascienza uniti insieme da creare un trailer. Sì, Chi lo sa se fare lo l'avevo. fa molto bene. Credo che era stata solamente un'idea abbozzata così, Questa è prima la tempo, solita qualche anno fa. distrazione di massa. È Esatto. come Sì, quando magari vediamo esatto. sulle scie chimiche le foto dei debunker, per deviare, capite? E far pensare che poi ci sia, che noi complottisti siamo tutti. Pronto? Esatto, Ecco, esatto. sì, no, ti sento, scusa, no, perdonami. Capito? È sempre il solito discorso di voler, capito, giocare su questa cosa, così poi al lupo al lupo. Poi quando esce il film vero non si prende in Sì, è vero, è considerazione. E vero. questa è un'opera, insomma, che sanno fare molto bene. Vabbè, comunque molta gente che c'era cascata, Sì, sì, sì. e poi diceva: no, voglio assolutamente vedere questo film. Ok, questa è l'occasione. Lorenzo, appunto, ha fatto questo bellissimo film che spiega Certo. perfettamente la storia. Io ho visto tutti gli spezzoni che ci sono su YouTube, me li sono visti tutti. Sì, guardateli perché veramente Ho merita. messo tutti i mi piace possibili e immaginabili. E poi l'abbiamo contattato, dovevamo parlare con questa Esatto, persona, esatto. abbiamo cercato Lorenzo, Lorenzo sei stato subito disponibile a parlare con noi perché noi ci siamo innamorati sia del progetto che della realizzazione di questa tua Esatto. creatura, Ecco, a tutti i quindi. fan degli Anunnaki dico di andare su Facebook e noi abbiamo la pagina ufficiale del film che si chiama Anunnaki is Film e lì poi possono Perfetto. vedere tutte le fotografie, backstage, dietro le quinte, filmati e altre cose varie del film. Perfetto, perfetto. Noi allora aspettiamo con ansia che insomma tu possa poi riproporci qualche data e qualche posto dove andarla a vedere. Ricordati sempre che c'è una televisione dove io tra un po' andrò a lavorare che è a tua disposizione, quindi poi se vorrai trasmetterla anche lì noi saremo onorati Va di benissimo, benissimo. trasmetterlo. Lorenzo, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto così ci dirai Grazie a voi qualche e a chicca tutti gli del film. ascoltatori. Grazie mille, a presto. Ciao Grazie Lorenzo, Lorenzo. buona Ciao, giornata. ciao, ciao. Allora, meraviglioso questo film, veramente ragazzi, andate per adesso su Facebook a sentire, a vedere insomma gli spezzoni, quello che si può vedere nell'attesa che Lorenzo Andreaggi e il suo staff possano farci vedere il film da qualche altra parte.